c'è chi dice che è stato l'avvento dell'acqua potabile, di un'alimentazione adeguata, e per questo in Africa non si risolvono i problemi, perché i bambini non mangiano a sufficienza, sono sottoalimentati e per cui sono facilissimamente preda delle malattie infettive. È chiaro? Per cui l'acqua potabile, l'alimentazione, le case sane con fognature, eccetera, eccetera, l'abbigliamento, il fatto che noi adesso ci possiamo scoprire perché fa caldo, ma d'inverno ci dobbiamo coprire e tutti devono essere coperti, se no rischiano patologie. Allora, sono queste le cose che hanno contribuito, e io aggiungo, insieme alle vaccinazioni, a debellare molte malattie infettive. Ora ve ne ho fatte vedere alcune, ma pensate altre. La peste. Ora, qualcuno mi potrebbe dire, ma la peste non esiste. Non è vero. La peste c'è ancora. È chiaro, uccide qualche decina di persone l'anno, ma non c'è l'epidemia, perché non ci sono le condizioni per l'epidemia della peste. Cioè, proprio non ci sono, possiamo essere tranquillissimi, anche se i casi ci sono, ma non si diffondono, non c'è contagio. È chiaro, la lebbra, pensate, in paesi del terzo mondo, era diffusissima, la sifilide. Cioè, io sono sicuro che se ci pensate ve ne vengono in mente delle altre.